Cari amiche e cari amici, ben trovati a tutti. Adesso aspettiamo che arriva qualcuno, vediamo quando ci siete. Intanto eccoci per l'appuntamento di oggi. Sarà una puntata dedicata in generale ai mezzi che usiamo per andare a caccia, ma sarà l'occasione fantastica per un incontro con un cognome che ha fatto la storia della caccia e della cinofilia in Italia, soprattutto la scuola di cinofilia di altissima scuola. E per noi è un piacere, è una persona che più che un amico, per me personalmente, io lo considero quasi un fratello, nel vero senso della parola, una persona a cui voglio un sacco di bene perché è veramente una persona per bene, di quelle come se ne trovano poche, un grandissimo cacciatore, un grandissimo cinofilo e soprattutto che ha avuto un coraggio da leone. Per far cosa? Per riportare l'automotive all'interno del mondo caccia. E questa è già una cosa veramente, veramente straordinariamente importante. Dopo tanti anni che quasi le ditte che tutti noi usiamo dei mezzi da caccia, tutti, dal primo all'ultimo, per andare nelle nostre scorribande, non soltanto all'estero, ma anche intorno a casa, eppure dopo gli anni leggendari in cui da sempre si era un profondo intervento anche nelle riviste, nelle cose del mondo delle automotive, poi di colpo era come se avevano paura di mescolarsi con noi cacciatori, come se fossimo delle persone da evitare. Ecco, invece Luca Trivellato è stato un grande e la faccia se l'ha rimessa da subito. Oh, e adesso ve lo faccio vedere. Ecco qua Luca, ciao caro, come stai? Ciao Andrea, bene voi? Ciao, ciao, noi stiamo benissimo. Adesso, Luca, aspettiamo un secondo che arrivi un po' di gente, già si sta riempendo, come dico sempre io, il nostro bel teatro, cominciamo a essere parecchi. Ciao Terra di Caccia, ciao Mario, ciao Rocco, ciao Carlo, ciao Pierluigi, ne stanno arrivando tanti. Allora, diteci subito com'è il segnale, se mi sentite bene. Luca, fai una prova audio anche te. Mi sentite bene? Ecco, adesso ce lo faranno sapere, nel frattempo dopo procederemo, aspettiamo due secondini. Intanto Luca, come stai e come va? Ma io sto benissimo, i miei cani stanno bene, e oggi è stata una bellissima giornata di vento, adesso per fortuna è iniziato a piovere, per cui i boschi e le colline si stanno bagnando, si sta bagnando la pianura, bene direi, bene. Com'è stata la stagione di caccia ultima? Parliamo delle robe serie. La stagione è stata molto positiva perché ho messo in pista delle canine giovani, per giovani intendo un anno, un anno e mezzo, hanno lavorato bene con molta serietà, gli incontri ci sono stati, il tempo è stato più che buono, il bosco era molto ben preparato e devo dire che l'Ister è sempre un posto magnifico. Ci siamo divertiti, Covid o non Covid, vabbè, sappiamo che per passare ogni volta abbiamo dovuto fare il nostro tampone, ma non abbiamo perso nessun fine settimana utile per la nostra passione. Partiamo adesso da una cosa. Io, la roba che a me mi sconvolse fu un po' di anni fa, a IT, quando vidi dei matti che avevano riportato appunto le automobili all'interno del mondo della caccia. C'era uno strepitoso furgone rosso, che poi ho saputo essere il tuo personalmente. Dico, cavolo, questo qui è uno che devo conoscere davvero perché è uno coraggioso a rimetterci la faccia, a riportare le auto all'interno del mondo caccia e a non avere paura, perché sei uno di noi, e di dirlo a fertis verbis. Cosa ti ha spinto tutto questo, Luca? Ma sai, Andrea, la logica, siamo appassionati di caccia, ma soprattutto, e credo che sia il pensiero della stragrande maggioranza dei cacciatori, siamo grandi appassionati dei nostri cani. I nostri cani devono viaggiare in assoluta sicurezza, devono viaggiare nelle migliori condizioni possibili, e mi sembrava doveroso offrire a tutto il mondo venatorio e a tutto il mondo della cinofilia, perché con i nostri furgoni si può andare anche con i levrieri a fare le gare, si può andare a fare anche le gare di riporto con i Labrador, un furgone che fosse in grado di garantire il benessere dei nostri animali, perché avevo visto tanti furgoni male allestiti, male arieggiati, con cani trasportati in condizioni veramente così precarie, ecco. E quindi è stata, diciamo, più la voglia di fornire un servizio che non esisteva ai nostri amici cacciatori, ma soprattutto ai nostri amici a quattro zampe, eh? Esatto, esatto. Ti ricordo che il furgone rosso che vedi è il mio quarto, quinto furgone. Noi siamo partiti ancora 20 anni fa con il primo Vito, la prima serie,
E devo dire che il beneficio che hanno avuto i nostri cani passando, ti ricordi i vecchi carretti che si attaccavano alle automobili con il gancio di traino? Certo. Piccoli, bassi, con gli sportelli chiusi, erano sempre umidi i cani, sempre bagnati, sempre infreddoliti. La qualità della vita dei nostri cani è migliorata in maniera incredibile. Ecco, io ritenevo fosse doveroso presentarlo, insomma, fa parte anche del mio lavoro, presentarlo, venderli, prepararli. Ho unito la passione al business, ecco. Bene, adesso ti faccio vedere una cosa molto bella, che ti arriva un ricordo da parte di un amico, Massimo Baldassini, dice: ricordo con immenso piacere il grande papà di Luca Checco, che tanti anni fa mi fece uccidere le prime quaglie. Ah, credo, credo che faccia molto molto piacere anche sentire queste belle testimonianze. Adesso, allora, da un po' di tempo, poi dopo è nata questa collaborazione fra di noi, tra la parte, diciamo così, Luca l'ha trivellato e Olforante. Se io racconto brevemente quella che è stata la storia, cioè dalla nostra partnership ci avete affidato dei mezzi, che però, noi lo sapete, soprattutto il sottoscritto, non è uno che è fatto per trattare bene le auto, cioè io vado a caccia per mestiere in dei posti veramente estremi e poi dopo mi è venuta qualche idea, qualche suggerimento da darti, che tu sei stato un grande ad accogliere subito, e da lì è nato, e adesso lo facciamo vedere con calma, la divisione, questa roba qua di cui parliamo adesso. Eccola qui, App Venture. Che cos'è, Luca? Spiegaselo in che cosa significa e come è nata tutta la sua genesi. Allora, Andrea, sai che il progetto l'abbiamo portato avanti assieme su un tuo spunto che io ho colto immediatamente perché ne ho capito la potenzialità. Il mezzo che era nato ed è nato per il mondo cinofilo, l'abbiamo declinato anche per il tempo libero. Per cui, oltre al trasporto cani, siamo in grado di allestire mezzi per il tempo libero, per la montagna, per il mare, per le biciclette elettriche, con tutto quello che può aiutare le giornate di svago, i fine settimana di svago. Quindi praticamente una divisione della Trivellato che farebbe quello che nel mondo anglosassone è il tuning scritto, per capirci, che non esisteva in Italia, fondamentalmente non esisteva in Italia. Sì, sono allestimenti molto funzionali, iperspecifici per il tipo di attività che si vuole svolgere. Ad esempio per l'alpinismo possiamo mettere anche due brande, possiamo mettere una piccola cucina, possiamo mettere un piccolo fornello, però con l'attenzione di non voler cadere nel mondo dei camper, non nel nostro mondo. Questo può essere devono essere mezzi molto veloci anche in strada, per cui le dimensioni, gli spazi, i pesi devono essere atti al fuoristrada. Un camper per principio con 35, 40 quintali, 50 quintali, quello che pesa, non può andare in fuoristrada, poi è largo, alto, lungo. No? Mentre noi nel Vito abbiamo un mezzo ideale anche per andare nei boschi, per andare a fare gli sterrati, anche sterrati impegnativi, anche guadi impegnativi. Sì, adesso soprattutto le faccio vedere le modifiche che abbiamo studiato, perché questo qui ci ho dato un po' le mani, devo dire, anch'io, soprattutto sulla parte. Uno, si vede subito da qua di quanto è stata rialzata la luce da sotto di quello che è un Vito normale. Sì. E molto. Questo qui come sta... Esatto, come è stato ottenuto questa parte qua, Luca, che adesso qui si vede ancora che è più alto, vediamo la parte delle ruote e la luce da terra. Allora, noi abbiamo montato degli ammortizzatori americani, che tecnicamente è anche semplice trovare. Il lavoro molto impegnativo è montarli sul furgone, tararli nella giusta maniera, in modo che sia il comfort che l'altezza riescano ad andare d'accordo. Non è sempre semplice. E soprattutto l'handling, per cui l'inclinazione, la bilanciatura delle quote degli ammortizzatori, è un lavoro impegnativo, richiede più di qualche giorno, noi siamo specializzati nel farlo e riusciamo a dare comfort, altezza da terra e soprattutto sicurezza a qualsiasi velocità. Sappiamo che i nostri furgoni possono arrivare a 180 km all'ora, con questi ammortizzatori siamo sicuri della qualità della tenuta di strada. Poi altra cosa, rispetto alla versione che avevamo prima, io, se ti ricordi, ho chiesto di montare questo tipo di paraurti, che sono quelli un po' più che sembrano dozzinali di quelli più fighetti in tinta con la carrozzeria, ma sono molto più tetragoni a qualsiasi cosa e oltretutto hanno degli angoli d'attacco
che ti permettono di fare anche dei guadi, di uscire, io l'ho sperimentato personalmente, l'auto proprio è impossibile che tocchi sia in entrata, in attacco, che in uscita da qualsiasi cosa, quindi certo. è quasi un fuoristrada e tutto permette poi di ottimizzare quella che è la trazione, ecco lì veramente qui ha un senso pieno avere una trazione 4x4 perché la macchina è praticamente inarrestabile con le gomme giuste. Sì, assolutamente sì. Poi dopo, Luca, una roba che adesso ti faccio vedere perché subito arriveranno le domande, vuoi che non lo sapevo, ecco, e cominciano a dirne tante. Dopo arriviamo anche a quella di Carlo Fiordalisi che te la faccio vedere subito, a Carmelo. Quanto viene a costare un furgone come quello che vediamo? Lo diciamo dopo. Adesso ecco che mi arriva una domanda tecnica molto importante che poi ci arriviamo. Avete anche furgoni 4x4 allestiti per Segugi? Grazie. Un Segugio credo abbia, non li conosco, ma insomma l'altezza garrese credo sia quella di un pointer, i nostri furgoni sono omologati per il trasporto di 12 cani altezza pointer, sia sotto che sopra. Quindi posso aggiungere una cosa io, Luca? Adesso perché anche lo so, ho visto la genesi di Adventure. Poi ragazzi, fate questo qua, che voi o andate sulla app, che domani ci sarà l'articolo, ve lo dico, di tutto quello di cui stiamo parlando oggi, uscirà un lunghissimo articolo su All for Shooters, All for Hunters, andatelo a leggere, dove ci sarà anche il link all'app, al sito di Adventure, e lì vedrete che l'auto ve la costruite da soli, cioè non è che dovete dire se li fate anche per i Segugi, tu semplicemente telefoni in trivellato e te lo fai come ti pare il tuo furgone, e questo è il concetto, giusto? Allora, intendiamoci, Andrea, se uno alleva o lavora con i pastori del Caucaso, ce ne stanno 4, non ce ne stanno 12, perché sono cani da 90 a 100 kg l'uno, no? Se uno trasporta per andare alle gare di bellezza dei levrieri italiani, è un'altra cosa, per cui insomma anche le gabbie possono essere costruite in acciaio, possono essere costruite in alluminio, un materiale ancora più leggero, ma vengono costruite a seconda delle richieste del cliente. Qui siamo nel tailor made puro, siamo in grado di fare qualsiasi tipo di allestimento. E questo che noi vediamo è un allestimento omologato per quanti cani, Luca? 12 cani. Quindi qui ci stanno tranquillamente 12 cani della taglia di pointer o setter, per capirci. Sì, assolutamente. Perché ricordiamoci che la comunità europea chiede sempre che il cane possa stare perlomeno in piedi. Sì, deve stare in piedi e potersi girare su se stesso, dicono. E potersi girare su se stesso, sì. Questo è importantissimo, specie per molti amici, ve lo dico, le leggi ci sarebbero anche in Italia, non sempre vengono fatte rispettare, e qualche volta un po' di buonsenso anche da parte delle forze dell'ordine, se trovate il vecchietto con la pandina che ha due cani nella gabbietta di legno, chiudete un occhio, ve lo dico veramente, però le leggi ci sarebbero anche in Italia che prevedono comunque, e ve lo dico invece, vi capita di andare in qualche paese, Austria, Germania, company, sono dolori. Se non avete le gabbie a norma, sono veramente, veramente dolori. Lì proprio, come si dice, non c'è perdono. Andrea, è importante, molto importante specificare che nei nostri mezzi viene applicata una targhetta CE emessa dalla motorizzazione civile, in cui il mezzo, ed è scritto anche nel libretto di circolazione, è adibito al trasporto di animali vivi. Per cui è un'omologa specifica, si fa un unico esemplare alla motorizzazione, ogni singolo allestimento, ma ci permette di girare in tutti e 28 i paesi della Comunità Europea con il libretto di circolazione con iscritta l'omologa. E poi l'omologa credo che derivi anche da, adesso siamo sull'immagine del furgone, vediamo la parte posteriore anche da tutte le prese d'aria che sono state fatte, Luca, cioè per il benessere animale, giusto? Sì, sì, sì. Considera che il circolo d'aria che riusciamo a mettere in moto con tutte e quattro le ventole laterali più l'aspirazione sul tetto è di 900 litri minuto. Porca miseria. Alla qualcosa poi, sempre su richiesta del matto qui presente, da te subito caldeggiata, perché poi anche te l'hai fatto, all'interno c'è anche questo scomparto qua, perché dall'esterno siamo passati all'interno. Questo a cosa serve? È proprio dietro i sedili posteriori. Questo è uno scomparto che in estate, aperto lo scomparto, serve a raffrescare il vano cani e in inverno, sempre a scomparto aperto, a riscaldare il vano cani. Mentre ci diamo durante la stagione normale, che non ci sono sbalzi di temperatura
eccessivi, questo viene chiuso e non si sente né odori né niente dal reparto cani, giusto? Certo, certamente. Quindi però sfido tutti, e anzi i cacciatori lo sanno molto bene, cosa vuol dire in una giornata uggiosa o peggio ancora nevosa in inverno, caricare dei setter col pelo lungo o dei pointer che soffrono ancora di più col pelo corto in furgone, non poterli asciugare perché le condizioni climatiche non ci permettono di star fermi 20 minuti ad asciugare i cani, salire in furgone, mettere il riscaldamento al massimo, accendere le ventole al massimo, e io vi garantisco che in 6-7 minuti i cani sono asciutti. Quindi vuol dire che c'è anche una climatizzazione perfetta della parte dietro, per cui se sono asciutti è perché gli è arrivata l'aria calda, se no non si sarebbero asciugati. L'aria calda che prendiamo noi nell'abitacolo la trasferiamo con le ventole direttamente nella zona cani, per cui noi a fine giornata caccia, per quanto i cani siano bagnati, possiamo anche andare a fare una doccia, lasciare il furgone acceso, logicamente in una zona chiusa, in una zona cintata, non fuori in un casello dell'autostrada, e se no sparisce il furgone e anche i cani, ma ci troviamo ad avere il furgone acceso che in 10 minuti asciuga completamente i cani. È fondamentale. Basilare, come altrettanto basilare per molti che so che vanno a quaglie, fanno periodi anche di caccia estiva, e parlavi di caselli autostradali, può capitare sotto delle code nel caldo, uno non ci fa caso, che però l'abitacolo, cioè la parte dietro dei cani, se non stai andando e l'aria non gli gira, può essere la stessa identica cosa, accendi l'aria condizionata e gli raffreschi come stai fresco tu, insomma. Certo, considera Andrea che noi all'interno del rivestimento della zona cani usiamo un prodotto che si chiama Gel Coat. È un prodotto che viene usato anche nelle ambulanze per trasportare le persone. Per cui è un prodotto igienizzabile, facilmente, lavabile altrettanto facilmente. Tra la lamiera e il Gel Coat noi mettiamo un materiale che utilizziamo da anni, che è un isolante straordinario. Ripara dal freddo e soprattutto ripara dal caldo. Anche il fondo del pianale, nel il pianale più basso, quello che sta sui passaruote, viene isolato, in modo che quando i cani dormono in furgone in inverno, questa zona bassa che vedete è completamente isolata, non arriva al freddo da sotto. Perfetto, molto molto bene. Poi vediamo un'altra cosa, questa qui sulla sinistra delle gabbie, che è acqua. Sì. Acqua che pesca da un serbatoio che può essere costruito su misura, può essere un serbatoio, noi mediamente usiamo un serbatoio da 120-150 litri e serve per abbeverare le ciotole dei cani, che possono essere fisse o mobili, io le consiglio sempre fisse, soprattutto quando si è in viaggio, perché il cane può abbeverarsi, e soprattutto ci permette di pulire le deiezioni se abbiamo dei cuccioli o del fango se i cani sono infangati. Anche perché poi dopo la macchina, qui purtroppo non riusciamo a vedere bene, ma sono stati fatti, c'ha almeno 4, chiamiamoli così, scoli per l'acqua da tutte le parti, per cui la puoi tranquillamente lavare le parti dei cani con un'idropulitrice, con quello che vuoi, e viene pulita in un attimo senza problemi. Certo, come vedi abbiamo fatto anche un grigliato di alluminio, che è straordinario perché sembra strano, ma l'alluminio è il materiale che si scalda più velocemente a contatto con la pelle dei cani, per cui i cani non hanno, ad esempio, legno, il compensato marino, quando i cani lo bagnano rimane bagnato tutta la notte, mentre l'alluminio tende ad asciugarsi subito e a scaldarsi subito. Ci sono 3 centimetri di luce, anche il cane dovesse fare la pipì di notte, la deiezione scende e il cane non rimane mai bagnato sulla sua pipì. Quindi perfetto Luca. Poi un'altra cosa che io in questo ho dal primo momento, perché ce l'avevi già nel tuo primo Vito Rosso, è questo tetto che diventa praticamente un roof guard, una tettoia, anche sì, quando siamo a caccia, e vediamo la macchina per capirci. Adesso faccio vedere veloci 2 immagini. Qua noi nella pianale qui ci mettiamo a sedere a fare colazione e siamo protetti anche nelle giornate di sole o nelle giornate d'acqua da questa tettoia, che è come se avessimo una mini tenda da campo, è di una comodità incredibile. Verissimo. Di una comodità incredibile. Adesso ci spostiamo all'interno per vedere alcune modifiche che sono state fatte. Sei d'accordo con me? Possiamo andare a fare un giro? Perché questa è una versione, ragazzi, vi dico, perché può essere fatta. Adesso andiamo a vedere questa, che è specificatamente concepita per la caccia con i cani da ferma. Questa è proprio molto concepita così. Allora, prima cosa interessante, ve la faccio vedere subito. Che cos'è questo, Luca?
Questo è un portaarmi o materiale delicato. Uno può mettere anche le ottiche, uno può mettere dei valori personali, può mettere i documenti, può mettere quello che vuole. Quindi lo possiamo chiamare, praticamente la macchina è quasi fornita di una cassaforte che non so se è omologato o meno, ma comunque è un deterrente ulteriore per qualsiasi eventuale furto o stupidaggine possa succedere, per la sicurezza insomma di chi viaggia. È un deterrente, non è omologato perché sennò dovremmo mettere una chiusura ulteriormente rinforzata, ma ci serve perché se dobbiamo andare nel motagrill, come si chiamano, a fermarci in una stazione di servizio a prendere le sigarette o a prendere la vignetta, non lasciamo i fucili a vista. Ricordiamoci che lasciare i fucili a vista in Italia e in Europa è abbandono d'arma, mentre io, mettendoli in una cassetta di sicurezza, pur non blindata, la si può fare anche blindata, ma per ora nessuno ce l'ha chiesto, l'arma è giustamente custodita, perché bisogna scassinare la serratura. È una questione di lana caprina, ma molto importante. Molto importante. Perché non vedono le armi. Perfetto. Altra cosa importante che è stata fatta in questo, abbiamo sacrificato un sedile, quindi dietro rimangono due sedili, per metterci questa cosa qua. Che cosa è? Luca, spiegacelo tu, tutto il complesso, partendo da sinistra verso destra. Ma allora abbiamo fatto un cassetto di facilissima fruizione per tutte le cose veloci che ci servono, per cui beeper, fischietti, guanti, occhiali, ottiche, tutto quello che ci può interessare di immediato utilizzo e che tendenzialmente nel furgone si sparge ogni volta che ci muoviamo, perché tendenzialmente le cose poi hanno la loro capacità di nascondersi, no? Che poi quando ti servono è la volta proprio che veramente non le trovi. Esatto, e lì abbiamo tutto. Poi c'è la parte superiore è molto più profonda, dove noi consigliamo di mettere la tanica dell'urea da 15 litri, una tanica di gasolio in acciaio a chiusura ermetica per situazioni di emergenza, perché ci si può trovare anche lontani da distributori, noi soprattutto che andiamo a caccia in luoghi molto isolati, e corde di traino, accette, fari illuminanti, torci illuminanti per la notte, carica batterie, tutto quello che serve. Mi senti, Andrea? Ti sento benissimo. Pronto? Ti sento benissimo. Eccomi. No, sai com'è? Ubi maior minor cessat, io allora ero sparito per un attimo quando lasciavo voce al capo. Allora Luca, un'altra cosa che invece avevamo visto prima e adesso credo se ce la faccio ritornarci, eccola qua, la vediamo qui, altrettanto importante, dietro proprio vediamo il poggiatesta, ci sono anche due praticissimi appendiabiti, sembra una scemenza ma anche questa per le giacche mezze bagnate, mezze cose, da poterle mettere lì e non appoggiare sui sedili e tanta roba. Sì, considera che poi noi possiamo spaziare con qualsiasi tipo di allestimento. In questo vito possiamo anche mettere una branda che scende per chi vuole riposare, è il caso dei dresser, possiamo metterci un cuccinino, possiamo metterci tutto quello che vogliamo, lo si può costruire. Sarto nell'app, ho visto anche un bagno, la possibilità di metterci anche un PC, l'ho vista, domani amici andatela a vedere perché la vedete anche voi. Luca ha pensato tutto. No, sembrano scherzo e invece. Allora, e invece andiamo a vedere adesso dalla parte anteriore. Questa cosa qua, che cos'è? Qui abbiamo nella zona sinistra i termostati, il controllo della temperatura dei nostri cani, per cui abbiamo due zone di controllo, una sopra e una sotto, perché sotto tendenzialmente fa sempre un po' più caldo. Abbiamo il test della tanica, per cui possiamo vedere il pieno vuoto della tanica e anche quando la tanica va in riserva, in modo da non rimanere mai senza acqua. E il centro di controllo delle ventole. Abbiamo ventola di sinistra, ventola centrale sul tetto e ventola di destra. Perfetto, Luca. Poi questo qui invece è un super classico. Io, come poi i nostri amici leggeranno domani anche nell'articolo, il resto non è stato modificato niente perché
era quasi imperfettibile, il Vito oramai è alla sua, non lo so, quale generazione è arrivato, Luca? Credo sia la quarta, quinta generazione il Vito. Quindi il resto è stato lasciato tutto come era, al massimo del comfort, ma c'è qualcosa che è cambiato e lo andiamo a vedere, e io l'ho sperimentato guidandolo con una sorpresa incalcolabile, ed è l'unità motrice. Ragazzi miei, cosa gli hanno fatto? Non consuma più niente, va come una palla da fucile. Sì, Mercedes ha fatto un prodotto oggettivamente straordinario. Pensate che abbiamo 190 cavalli con un 2000 centimetri cubici, il mezzo ha i pistoni in una lega particolarissima, consumi ridotti del 20-25% e consumo d'olio quasi azzerato, per cui abbiamo abbinato a un cambio 9 G-Tronic, 9 marce, per cui riusciamo ad avere la miglior coppia in ogni marcia con una continuità di accelerazione strepitosa. Ma io, guarda, ti dico, non lo so se sono pazzo io, ma quello me lo indica anche il motore, ma io l'ho visto proprio con, veramente, cioè, non sto scherzando, io non sono uno che va come un matto, ma il mezzo, lo dico aperti sverbis, fa senza problemi 17-18 km con un litro andando normale. Sì. Ha consumi ai limiti dell'utilitaria, se spingi un po' di più c'ha le performance di un'auto sportiva, perché c'è una ripresa, è favoloso, guarda, veramente favoloso. Sì, sì, sì. Oh, adesso ecco che arriva qualche, domanda. Buonasera, qua in Italia vedo gente portare i cani nelle cassette di plastica attaccate dietro alle macchine. Domanda, sono a norma? A me personalmente sembra non siano sicure, comunque i cani viaggiano all'esterno con tutto il freno ventrale. Com'è possibile? Luca, dici qualcosa a te? Uno il cane, se vuole, lo puoi mettere anche sopra il tetto, cioè si tratta solo di non incappare mai nelle forze dell'ordine, avere la fortuna di non essere fermati, perché sono fuori omologa, perché la dimensione è totalmente a sbalzo, per cui la dimensione della macchina, della vettura è già stata travisata. C'è un problema di illuminazione che sarebbe obbligatoria anche nei trasportini. E poi, insomma, le condizioni di sicurezza sono inesistenti. Pensatevi, se vi tampona un furgone, cosa succede ai vostri cani? Esatto. Non voglio neanche pensarci. Esatto, esatto. Lasciamo perdere. Queste sono cose che veramente dopo fanno piacere anche quando arrivano i bei complimenti. Vi dice Pierluigi Faber Gazzaneo: siete all'avanguardia della tecnologia del comfort abitativo per noi e gli ausiliari. Beh, sono molto contento. Credo che sia una bella cosa. Interviene anche l'amico Sergio Berlato che ci dice: questo mezzo di trasporto è veramente l'ideale per andare a caccia con i propri ausiliari, con tutta l'attrezzatura necessaria, studiato da cacciatori per i cacciatori. Il commento, finisci di leggere tu? Bravi. Grazie Sergio. Bello, bello, una bella cosa. Tornando adesso a quelle che sono le domande un po' meno comode, Luca, qualcuno già ci chiede: ma quanto costa? E poi dopo qualcun altro ci dice: io purtroppo non me lo posso permettere, lo vorrei ma non ce la faccio, eccetera eccetera. Quanto costa un mezzo del genere? E Luca, ci sono dei modi per averlo anche non essendo abbienti? Se non lo so, io non lo so quanto è, quale può essere il costo di tutto questo, devi dirmelo tu. Allora Andrea, c'è da fare intanto una considerazione di ordine fiscale. È un furgone, per cui l'IVA per le aziende, per gli artigiani, per i professionisti e per i liberi professionisti è recuperabile. E il mezzo è ammortizzabile. Per cui tecnicamente, se uno lo porta in azienda, non costa praticamente niente. Parliamo del caso del privato. Il caso del privato non recupera l'IVA e purtroppo il costo è completamente a suo carico. Allora, in quel caso lì, possiamo pensare a un Vito 4x4 usato. I prezzi a seconda del chilometraggio possono cambiare, logicamente scendono. Abbiamo venduto dei mezzi usati da 23-25 mila euro in assolute straordinarie e perfette condizioni con garanzia biennale, allestiti con allestimenti anche un po' più semplici di questi,
Tieni conto che il furgone da 25 all'allestimento da 10 con 35.000 euro si può partire con un mezzo usato. Il tuo nello specifico è un furgone che si avvicina, anzi il tuo che è molto allestito perché i sedili elettrici, la memoria dei sedili, tante cose, il tuo si avvicina sui 70, ma sui 55-60 ci possiamo essere. Ecco, quindi sono mezzi che li trovate anche un po' per tutte le tasche, ragionando tra usato e nuovo. Altra domanda che ci arriva è: fate soltanto i furgoni oppure allestite anche altri mezzi? Innanzitutto la domanda è: solo Mercedes, la prima domanda, e l'altra è: o anche di altre marche? Solo Mercedes. Soltanto sui Mercedes? Solo Mercedes. La nostra specialità, conoscendo la qualità del nostro prodotto, la rivolgiamo a Mercedes. Considera che abbiamo un allestimento di uno Sprinter in produzione per un dresser molto importante, e abbiamo 45.000 euro di allestimento, per dirti, ma è un mezzo fatto per trasportare 25 cani, fino a 25 cani, con la dinette dove poter cucinare, dove poter dormire, insomma diventa proprio uno strumento di lavoro. Che è totalmente deducibile e lì è recuperabile. Lì bisogna vedere il singolo caso. Quindi ogni cosa è dedicata al singolo caso, e anche per i pick-up lo fate, che avete avuto, perché Mercedes ha fatto anche un pick-up per un po' di tempo, non so se è ancora in produzione. No, non lo fa più. Però se uno volesse un allestimento anche sul pick-up, siete in grado di farglielo? Sì, volendo, sì. Se qualcuno riesce a trovare una serie X, che stanno andando a ruba gli usati, perché da noi in Italia ha avuto un successo incredibile, lo si può allestire con l'hardtop. Sì. Ma noi facciamo, ad esempio, gli Sprinter, facciamo gli Sprinter 4x4, facciamo i Vito, facciamo anche il Citan. Voi avete un Citan in uso, quello che ha Fabio. Per chi ad esempio non vuole spendere tantissimo, il Citan è omologato per 5 o 6 cani, partiamo da 17.000 euro, 10 di allestimento, con 25-26.000 euro abbiamo allestito un Citan per 5 cani. È un trazione anteriore, per cui non abbiamo i problemi della trazione singola posteriore, trazione anteriore, cambio manuale, ma è un mezzo onestissimo, di grande fruizione, noi ne vendiamo parecchi. Vito sono 40-50 allestimenti all'anno che facciamo, Citan ne facciamo una ventina. E quindi anche Citan è un mezzo che va molto bene, perché poi non tutti hanno le esigenze di dover fare viaggi, di avere molti cani, e per il diporto all'interno della propria regione, dei propri ATC, delle proprie cose, è un mezzo che io credo che vada alla stragrandissima. Ecco, però l'importante è far star bene i cani, che per me è una roba fondamentale. Perché vedi, io adesso non ho soltanto i cani da caccia, adesso sparisco un attimo. Questo qui è anche il primo mostro, lo faccio vedere, che è arrivato nella mia famiglia, non da caccia, che è un regalo, e devono stare bene loro, perché questa qui cosa fa? Dorme in mezzo ai miei piedi, se mi ci cado. Noi viviamo in mezzo ai cani, c'è poco da fare, per me sono parte integrante della mia famiglia, io la vivo così, quando li vedo, e poi quando sai capita, Luca, ci siamo trovati io e te anche ad abbracciarci e piangere insieme per i nostri cani che se ne sono andati, quindi sai benissimo di cosa parlo, no? Eh sì. Purtroppo campano pochissimo ed è giusto dargli tutto il meglio di quello che possiamo. Ovviamente adesso c'è un intervento che mi interessa commentare, è quello di Fabio De Cardi, che dice: tutto bello, tutto affascinante, ma i costi di noi normali cacciatori appassionati da bambini, quando ha sempre il mio ausiliario vicino a me, i prezzi simili a noi, no? Allora, posso fare una piccola considerazione io, Luca? Sì. Fabio carissimo, io ti dico una cosa, il mondo è bello perché è vario e ci sono tantissime cose. Addirittura sappi che io conosco tante persone di per cui le cifre di cui abbiamo parlato le spendono in una settimana di vacanza senza neanche chiedere quanto costa, perché ci sono cifre per ogni tipo di tasche. Sapete, come i fucili, ci sono ottimi fucili che costano già 2-3 mila euro, ci sono fucili che possono arrivare a costare 200.000 euro. Noi il nostro dovere come for shooters or for hunters è di raccontare tutti questi mondi. Ci mancherebbe altro che non c'è un profondo rispetto anche per chi ha messo da parte i risparmi. Io ho cominciato ad andare a casa, la mia prima macchina da caccia era una Panda,
usata di terza mano. Quelle ti ricordi, Luca, vogliamo il motore Putin in sistema. Io pensate che la prima trasferta che ho fatto in Croazia la feci io con un amico mio grosso come me, con quattro Kurzar, e siamo partiti da Fano facendo tutto il giro, peso Fano, e arrivando fino a Spalato, che ancora non lo so come ci siamo stati. Ed erano avventure che si sono fatte. A casa è tutto questo, anche di più, insomma, c'è per tutti. E quindi non vale la pena né di prendersela né di non prendersela. Raccontiamo un mondo. Se vuoi aggiungere qualcosa, Luca, grazie. Ma guarda Andrea, io ricordo che iniziai ad andare a fare le prime trasferte in Istria che avevo 10-12 anni e il papà all'epoca aveva una vecchia Mercedes, insomma erano tempi non facili, una vecchia barra 8, barra 8 era la Mercedes con i fanali verticali, qualcuno forse se la ricorderà. Sì, e dove... nel bagagliaio. Papà nella cappelliera aveva fatto aveva messo un aspiratore e i cani venivano caricati nel bagagliaio. E i tempi sono cambiati, sono passati 40-45 anni, nessuno ci fermava, adesso se carichi i cani nel bagagliaio ti prendi 5 anni di galera probabilmente, no? Ma io ritengo che con molta dignità si possa prendere un Fiat usato, un Doblò usato, un qualsiasi mezzo usato. L'importante, ci sono due cose fondamentali, che i cani respirino bene, che i cani non soffrano il freddo. Quindi si può fare anche un allestimento anche fatto in casa. Oddio, io consiglio sempre di avere un'omologa che preveda il trasporto animali vivi. Ribadisco il concetto, con il trasporto, con l'omologa trasporto animali vivi, siamo nella certezza che non ci mettano sotto sequestro i nostri animali, perché sennò è maltrattamento di animale. Questo è molto importante. È logico che se io faccio 3 km per andare a caccia posso andarci anche col motorino in bicicletta e mi metto il cane in mezzo alle gambe, ma stiamo parlando anche di un rapporto con le forze dell'ordine, perché sennò perdiamo un po' l'obiettivo del perché facciamo dei furgoni così. Noi abbiamo clienti che vanno in Estonia, in Lapponia, in Lituania, gente che va in Spagna, dresser che fanno un mese e mezzo in Spagna con i furgoni, con i cani sempre su. Capisci che deve essere un albergo per i nostri cani. Se uno fa un chilometro e mezzo o addirittura apre il cancelletto di casa ed è già pronto per andare a caccia con il cane, non servono i nostri mezzi. Noi abbiamo clienti che arrivano fino ai confini con la Russia. Io partirò con mio cugino Beppe per l'Estonia e facciamo 2000 km di andata, 2000 km di ritorno. Dove li metto i cani in bagagliaio? Cioè. Ma non solo, c'è anche dopo il fatto che adesso stiamo parlando sempre dei cani, però anche il benessere dei cristiani non è da meno, anche perché poi, sempre ritornando alla nostra brava App Venture, riparto da dove siamo partiti, noi oggi abbiamo parlato tanto giustamente di caccia e di cani e compagni, ma voi fate mezzi per tutti, per chiunque, per qualsiasi tipo di avventura. Ti va di raccontare quali sono le basi su cui siete partiti, su cosa cominciate a lavorare? Ma noi stiamo lavorando molto anche sulla presentazione di un prodotto per il tempo libero, per cui molto fruibile un po' da tutti, con il portabiciclette sopra o con il portabiciclette dietro logicamente omologato, con un piccolo fornelletto, con un piccolo lavabo, con due brande per poter dormire. Stiamo facendo anche dei bei progetti per tutta l'illuminazione esterna. Abbiamo importato dalla Germania e omologato una tenda da mettere sopra il vito, per cui si fa il buco nella botola, si sale nella tenda e c'è posto per tre persone. Per cui iniziamo ad avere un mezzo molto poliedrico, molto, molto fruibile, ripeto, per gli alpinisti, per i rocciatori, per gli appassionati di ciaspole, per tutta una serie di cose, no? Per chi va a far surf, insomma. State pensando proprio a tutti, no? È una cosa perché sta diventando poi, grazie al cielo, un trend sempre più profondo. Ti ricordi, era stato un po' negli anni, era cominciato durante il 68, andavano di moda quei furgoni Volkswagen dove un po' i primi hippie vivevano come wanderer, come viaggiatori perenni, no? Ed erano un po' già semi allestiti. E adesso, dopo una sbornia
per la cultura urbana, sta ritornando una profonda passione per la cultura rurale in senso lato, dove la caccia e la pesca ne sono una parte integrante, ma non le sole, e di vita all'aria aperta. E quindi è stato giusto, secondo me, intelligente pensare a mezzi moderni che possano offrire tutte le potenzialità per trasformarsi quasi in delle micro case, dove c'hai un po' tutto quello che ti serve. Io, per esempio, nella mia ci ho messo anche un kit di first aid, di pronto soccorso immediato, perché può capitare, ecco, visto in quei famosi vani che facevamo vedere prima, adesso ci ritorno, questo qua, io dentro ci ho schiaffato anche un kit di pronto soccorso, perché non volesse mai che succeda qualcosa, ma se succede sei pronto, ecco, diventa una roba che può servire, tutte cose, queste cose qua. Tieni conto, Andrea, che noi usiamo sempre le doppie batterie, in modo che si può usare anche una cella frigo, si può usare qualsiasi tipo di impianto elettrico totalmente scisso dalla batteria che serve al motore e all'elettronica del motore. Per cui le doppie batterie. No, questo me lo devi rispiegare, non ho capito. Quindi la macchina c'ha due batterie? Noi montiamo due batterie, sì. Una di servizio per la meccanica e l'elettronica, della cinetica, diciamo quella di serie. Quella di serie, e un'altra batteria che serve per tutti i servizi. Per cui, come le barche, non andiamo assolutamente a scaricare, per cui possiamo stare fuori in campagna, in montagna, accendere le luci, cucinare, far funzionare il frigorifero, e la mattina dopo noi abbiamo la nostra batteria che funziona perfettamente. Mettiamo in moto e partiamo. È importante specificarlo. Allora, adesso so che ne vedremo di questi furgoni anche in tutti quelli che sono i circuiti cinofili, e poi ci sarà un particolare circuito cinofilo inventato un po', come sempre, dalla nostra collaborazione. Che ne vogliamo fare un micro cenno al trofeo trivellato che ci saranno quest'anno? Inseriscilo tu che conosci bene il tema. Niente, Luca è stato talmente lungimirante, bravo, che quest'anno sarà, chiamiamolo proprio, il main sponsor di due importantissime prove cinofile che si terranno tra Italia e Croazia, diciamo così, perché nascono da una partnership tra un sacco di dresser italiani, giudici italiani di primissimo piano, l'ENCI italiana e le federazioni anche croate, che poi parteciperanno anche tutti i club sia italiani che croati, e tutti i club anche serbi, bosnia, ci arriverà gente dall'Ungheria, da mezza Europa, ci saranno questi trofei trivellato che si correranno in terra croata, ma da una partnership italo-croata al 110%. Bella cosa, a dimostrazione che la caccia, la passione per i cani, è un qualcosa che unisce i popoli, rompe i confini e fa abbracciare le persone fra di loro in tutti i modi, no? Bellissima idea, stupenda. E quindi il primo che vedrete, ragazzi, sarà a giugno, che noi copriremo completamente come All for Hunters in tutte le varie fasi, che si correrà a Bielopoglie, sarà una prova di classica quaglie in un territorio da favola, e ve lo racconteremo in tutti i dettagli, e ci sarà anche Luca. Certo. Allora, sì. Luca, grazie di cuore, sembra due minuti ma sono già passati più di tre quarti d'ora che siamo insieme. Ragazzi, le domande adesso ne guardiamo se ce n'è qualcuna prima di lasciarsi. Oh, tutti dicono grandissima soddisfazione, il feedback è stato buono. Ragazzi, fateci sapere se vi è piaciuta questa cosa, se vi è piaciuto il video condividetelo. Vi dico, domani per tutti i dettagli tecnici ritroverete un bel articolo su All for Hunters, All for Shooters, che riracconta tutto quello che ci siamo detto nei dettagli. Ci saranno anche i link, ci sarà tutto, quindi anche quello guardatelo, e ci sarà collegato anche caricato su YouTube il video di questa diretta. Quella che abbiamo fatto non rimarrà soltanto su Facebook, sarà su YouTube, e se ci sono dei passaggi che volete andare a rivedere, a riproporre, eccetera eccetera, ci potrete tornare ogni volta che vi pare. Quindi anche tu, Luca, usalo sempre per tutto quello che ti va. Ragazzi, grazie, un abbraccio di cuore a Luca. Mi permetto di far rivedere l'invenzione del brand che hanno fatto, che è stata una grande avventura che è appena cominciata, appunto Up Venture, tra parentesi, bellissimo il logo. Grazie per essere stato con noi, Luca. Grazie a te, Andrea. Grazie a voi. Grazie a tutti voi, amici giocatori appassionati, per essere stati con noi e continuare a seguirci con questa passione. Speriamo sempre di essere all'altezza delle vostre aspettative. E come sempre, un abbraccio grande come una casa e buona vita a tutti.